i tirapietre! Attenti, potremmo colpire anche te! Buonasera, maestro Bruno! Ciao, buonasera a tutti! Come buonasera. Va, come sta? Bene, subisco un po' questi cambiamenti di tempo, che sono un po' raffreddato, ma spero di farmi comprendere bene. Maestro, allora le faccio subito la prima domanda. È notizia di questi giorni che dove c'era la libreria Guida, la storica libreria Guida a Portalba, nascerà un negozio di jeans. Da uomo di grande cultura, da uomo che ha scritto pagine di storia straordinarie della nostra Napoli, come ha preso questa notizia? Ma non è la prima, perché sono molti luoghi della cultura, librerie, teatri, cinema che piano piano sono soppiantati da supermercati, da ristoranti, un po' da tutto, quindi non mi stupisco più di nulla. Mi dispiace, questo sì, perché io credo che chiunque, da quelli della mia età fino anche ai più giovani, subiscano sempre comunque il fascino della carta stampata, del libro, di una confezione, di una copertina, di qualcosa che ha un odore rispetto a quello che si può leggere su un video. E quindi questa continua progressiva mancanza di un elemento che è stato sempre poi vicino all'uomo e che ha sempre guidato un po' la sua cultura, la sua intelligenza, la conoscenza, la voglia di condividere, e dispiace. Oggi però devo anche dire che ci sono altri mezzi per poter leggere e apprendere, basta mettersi un libro su un iPad e si legge, però non è la stessa cosa, perché quei luoghi stimolavano anche gli incontri, la condivisione. Concordo pienamente. L'ultimo baluardo potrebbe essere Colonnese, a questo punto, dove si sente l'odore della colla che tiene insieme la cultura. Sicuramente Colonnese è uno scrigno ormai. È un atanor alchemico di grande tradizione. Preziosissimo. Io veramente mi sento di invitare tanti giovani ragazzi che seguono la radio, eccetera, di fare due passi, di andarselo a vedere Colonnese, di entrare, e non è necessario che comprino qualcosa, ma che chiedano, che sfoglino qualche libro. Scopriranno un mondo che forse non conoscono ancora. Maestro, la faccio salutare dal nostro collega di Area Napoli, Gaetano Brunetti, che ha una stima infinita di lei e che ha da raccontarle un aneddoto. La ringrazio, grazie. Buonasera, maestro. Buonasera a lei. Appena Luca Cirillo mi ha detto di lei, è stato un grande onore, un grande piacere per me. Perché nonostante sia giovane, ho seguito con passione i suoi lavori. Ero particolarmente affezionato a Novecento Napoletano, un baluardo del teatro napoletano, e c'avevo questa cassetta che portò mio padre a casa, che vedevo con frequenza, perché sono del mio quartiere, Valentina Stella, ecco. Ernesto Iorio, il papà, è stato un grande protagonista di quella. Un grandissimo protagonista e testimone di un'epoca. Io allora le do un'anteprima, se non lo sa. Dica. Sia pure con fatica, perché ormai oggi, ecco, come stampare un libro, anche mettere in scena uno spettacolo, e poi come Novecento, è diventata veramente un'impresa. Però a gennaio, il 24, ci saranno 4-5 repliche di Novecento. Ah, questa è una notizia straordinaria. Ecco. E quindi allora spero di incontrarlo, di vederla in quell'occasione, di vedere anche un po' dei suoi ascoltatori. Io seguivo spesso la replica, che quando c'era Marisa Laurito presentava, è stata la prima, esatto, della Rai, che ha lanciato questo spettacolo, perché devo dire la verità, anche all'epoca c'era già la moda del nome, noi abbiamo avuto la fortuna di trovare un nome
consono e coerente con quello che volevamo fare e dire, perché Marisa si è calata con grande passione in tutto questo. Adesso per fortuna 900 vive anche di vita propria, perché tutti ormai sanno che è semplicemente un omaggio rispettoso e devoto alla grande cultura musicale napoletana del Novecento. E noi facciamo sempre degli sforzi inauditi per avere i migliori interpreti, perché la canzone napoletana va interpretata prima che cantata. Maestro, sono Donato Martucci, volevo salutarla. Giornalista del Corriere del Mezzogiorno della Sera. Volevo sapere un po' da lei, visto che lei sa tutto dell'ambiente, quindi volevo sapere da lei com'è un po' il panorama artistico napoletano, visto che in questa città adesso ci sono molte produzioni televisive, fiction, cioè com'è lo stato dell'arte, come si suole dire, diciamo? Ma diciamo la verità, io parlo di quello che riguarda me in particolare, certo, perché certo, le fiction, un po' delle cose televisive stanno andando abbastanza bene. Purtroppo è il teatro in sé che non va bene, ma non parlo in generale, perché da qualche anno il pubblico preferisce un po' il teatro musicale perché è più leggero, meno impegnativo. Però io le devo dire che, come diceva il grande Edoardo, che la tradizione è una base dalla quale non si può prescindere, e allora bisogna conoscerla, poi gli si può dare un salto, un calcio, e spiccare un salto verso ciò che più si preferisce o si ama. E purtroppo a Napoli sta accadendo una cosa gravissima, cioè da Roma in giù è difficile per un giovane, per un ragazzo, andare a teatro e vedere un classico una volta nella sua vita, vedere un Pirandello, uno Shakespeare, qualcosa di recitato in maniera giusta, positiva. E questo teatro qua sta scomparendo, e questo mi dispiace moltissimo, però è anche vero che stanno scomparendo anche grandi interpreti, perché ce ne sono pochi ormai che hanno il coraggio e la voglia di girare i teatri con degli spettacoli classici. Uno degli ultimi, diciamo, è Glauco Mauri, che è un grandissimo interprete, ma tanti altri sono spariti purtroppo, ed sta finendo un'epoca, speriamo che la prossima sia altrettanto valida. Ma non credo, purtroppo, caro, la finendo 900. So. però ecco, ritornando al discorso, alla prima domanda che mi è stata fatta, noi possiamo rifugiarci in una cosa che ci può essere vicina e compagna nella vita sempre, che è la lettura, i libri. Io qualche ragazzo di 16, 17, 18 anni a Napoli non sa nemmeno dell'esistenza di Shakespeare, certo, ma se per curiosità si legge una commedia, lui scopre che cos'è la scrittura teatrale poetica che poi ha indirizzato nei secoli il teatro mondiale. Leggere Shakespeare, avere la pazienza, la voglia, la capacità di farlo, arricchisce moltissimo. Mi ha dato un'emozione, sa perché? Le ricordo soltanto questa mia emozione personale. Quando avevo 14-15 anni, mio padre stava per mettere in scena la Cantata dei Pastori. Mi fece leggere un libro di Annibale Ruccello, Il Sole e la Maschera, Introvabile. E da lì è scoccata la passione per il teatro, quindi io sono convinto che i ragazzi di oggi non sono colpevoli più di tanto. No, assolutamente. Perché è la capacità dei maestri di dover dare, di dover insegnare, di dover far scoccare la scintilla. Secondo me certo, il punto certo, è proprio lì. Certo, io credo che forse in certe scuole, in certe classi, gli insegnanti dovrebbero dedicare mezz'ora durante la settimana, mezz'ora a una lettura di questo tipo. E forse anche se se ne conquista uno solo a questo interesse, è un successo, una vittoria. Maestro, sono Lello Del Gros, sono il padrone di casa, diciamo così, qui della radio, sono il conduttore anche di altri programmi. Innanzitutto complimenti, perché io so che la sua radio non è mia, la radio, sia ben chiaro, sono un conduttore la radio della... sì, certo, che lei cura e conduce, certo, si occupa molto di musica, e questo mi fa molto noi piacere. Di questo dobbiamo ringraziare, certo, il nostro patron Antonio Romano, che certo, anche lui è un cultore di teatro, di musica classica, ecco, anche
dedicare un momento a queste piccole discussioni, a questo scambio di opinioni e di idee, mi sembra una cosa importantissima, preziosa. Assolutamente. Le voglio fare qualche domanda rispetto, insomma, a quelli che sono stati i grandi del teatro con il quale lei ha collaborato. Insomma, lei ha cominciato con il più grande di tutti, quello dire nel mondo Edoardo, non c'è bisogno di dire il cognome, ma tutti sanno di chi stiamo parlando. Io devo dire che questo valga per tutti, sono stato fortunato, però ho saputo accorgermene e saltare sul tram, sul predellino in corsa. Che bella immagine. Sono stato fortunato, ma queste cose capitano delle volte a tutti, bisogna saperle individuare. E io devo dire molto umilmente, andai subito a fare la comparsa con Edoardo. E poi piano piano. Com'era Edoardo? Tutti hanno sempre detto che Edoardo aveva un carattere molto chiuso, molto introverso. Com'era lavorare con Edoardo nel teatro di Edoardo? Io sono di parte, però devo dire che a prescindere dal fatto che lui ha avuto una vita abbastanza complessa, ha vissuto anche dei dolori abbastanza forti, eccetera. Però poi lui nel dopoguerra ha cercato di recuperare quello che è sempre stato un suo sogno, quello di avere un teatro. Riuscì a comprare i ruderi del San Ferdinando e ci investì tutto quello che aveva guadagnato con i film e con gli spettacoli che aveva fatto. Che grande uomo! E questo tempio della sua arte, del suo lavoro, era diventata come una chiesa, ma laica, per carità. E lui, quando si muoveva in questo teatro, era come un sacerdote, un mistico. Cioè, lui arrivava 4-5 ore prima dello spettacolo in teatro per controllare tutto, per controllare anche se stesso, i suoi trucchi, le sue parrucche, gli abiti che avrebbe indossato, eccetera. E questo lo faceva con grandissimo amore. E così come amava il teatro, lo amava con severità, perché lui era severo innanzitutto con se stesso, cioè pretendeva da se stesso innanzitutto sacrificio e dedizione, per cui voleva che tutto questo fosse vissuto anche dagli altri, da chi gli stava vicino. Sapeva comprendere e stare vicino a chi aveva qualche difficoltà, però era abbastanza inflessibile su chi si rivelava o un po' furbo, che volesse un po' approfittarsene della situazione, o che pensava di agire per lavorare un po' a modo suo. Ecco, su quello diventava severo. Ma era severo, non era né cattivo, né ostico, né burbero. Maestro, aveva... ci può... Ah, chiedo scusa, l'ho interrotto. No. Aveva una... D'altronde si vede dalle commedie che... Aveva una carica di umanità che travalicava, andava oltre il normale, quindi questo non lo faceva essere una persona comune, in dubbio. Mi piacerebbe che lei ci facesse un tratteggio di Luca De Filippo, che purtroppo abbiamo perso di questi tempi 2 anni fa. Luca, con Luca posso dire quasi di essere cresciuto insieme, nel senso che l'ho conosciuto che avevamo 17-18 anni ciascuno, e Luca si è avvicinato in punta di piedi, perché era già da giovane, a 20-22 anni, consapevole di una responsabilità di portare un nome che pesava moltissimo, tant'è vero che all'inizio cominciò timidamente a lavorare col padre, fece delle cose anche buone, egregie, ma volle conservare un nome d'arte, che era Luca Della Porta. Fu il padre che poi alla fine decise di svincolarlo da questa cosa e gli fece fare La Donna Immobile, che è stato il primo spettacolo fatto sotto l'egida della compagnia di Luca De Filippo. E quindi poi cominciò a viaggiare un po' da solo, ma sempre con grande attenzione a quello che lui rappresentava. Sapeva che la gente da lui pretendeva più di quello che poteva pretendere da un qualunque altro attore, sia pure bravo, perché lui si chiamava De Filippo. E devo dire che l'ha fatto sempre con grande amore e grande dedizione a tutta la tradizione della sua famiglia. Tant'è vero che adesso... Io ho curato una parte della mostra su De Filippo che è esposta al Castel dell'Ovo fino a marzo. E invitiamo tutti ad andarci. Sì, lì c'è un po' la storia di tutti De Filippo. E si,
si capiscono tante cose, anche chi non ha avuto la fortuna di vederli in scena potrà vedere costumi, oggetti, brani, pezzi di scenografia, sarà interessante vedere. Maestro, proprio riguardo ai De Filippo, chiedo a lei, è possibile che se chiediamo a un ragazzo chi sia Edoardo De Filippo, napoletano, non sappia rispondere? Cosa dobbiamo fare per arginare questa disgrazia? Non ne ho idea. Io credo che in tutte le scuole, con, là dove si fanno, si studia lettere, si studia la cultura italiana, avrebbero il dovere di far conoscere questi grandi personaggi, ma non parlo solo di Napoli, in Sicilia Pirandello, che è stato dimenticato pure Sciascia lui. Ma Sciascia, ma in Veneto lo stesso Goldoni, ma dunque, noi in Italia abbiamo delle fortune sia sul piano turistico che sul piano culturale che ci invidiano nel mondo, ma non riusciamo a comunicare tutto questo ai nostri ragazzi. Maestro, per concludere, le volevo chiedere, da appassionato di teatro prima che da professionista del teatro, qual è la commedia di Edoardo che l'ha emozionata di più? È difficile dare, diciamo, solo un titolo, però ad esempio a me Il sindaco del Rione Sanità probabilmente è quella che mi appassiona di più. La sua? Sicuramente. La mia è un'opera un po' sconosciuta che io ho messo in scena per Edoardo per la prima volta. La Tempesta? Si chiama Il Monumento. Ah no, Il Monumento. Conosco benissimo. Ecco, perché la storia di un uomo che si era rifugiato in un suo mondo proprio perché cominciava a capire che il mondo di fuori non era più per lui. E devo dire che ci sono dei momenti molto interessanti, anche abbastanza commoventi, della vita che si era costruito quest'uomo per allontanarsi. Non è una cosa positiva, diciamo, come messaggio. Però se lo si analizza per bene si comprende anche perché questo personaggio è arrivato a questo. E poi alla fine voleva solo rifondare un po' di umanità, un po' di amore, un po' di complicità tra le persone, cosa che fuori gli risultava difficile riconoscere. Maestro, la ringraziamo per essere stato con noi, speriamo di riaverla qui al nostro programma, ai nostri microfoni. E ricordiamo che a gennaio, può ricordarlo lei, ci fa questo... Sì, a gennaio dal 24 al Teatro Scilea ci sarà 900 Napoletano. Ottimo. Grazie comunque a tutti, un saluto carissimo a chi vi ascolta e a voi in particolare, e vi ringrazio ancora.